Ferragosto di paura, contrada Rosario di Mendicino, assediata per ore dal fuoco, i roghi di origine dolosa hanno provocato danni alle abitazioni, ferito un vigile del fuoco. I dossi della discordia a Rovito nel Cosentino, dopo le segnalazioni dei cittadini interviene il sindaco e i nostri microfoni spiega, il nostro obiettivo è tutelare la sicurezza. Circa 4.000 giocattoli contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza Gioia Tauro, il container proveniente dalla Cina. La città non chiude per ferie, i turisti scoprono Cosenza tra monumenti e shopping. L'estate è ricca di eventi a Roseto Capospurico, successo per la rievocazione del corteo federiciano. Ben ritrovati dalla redazione della TG10, anche dai nostri titoli avete sentito di questo ferragosto di fuoco a Mendicino, siamo nel Cosentino dove le fiamme alimentate dal forte vento hanno danneggiato alcune abitazioni in contrada Rosario, un vigile del fuoco è rimasto ferito, il rogo di origine dolosa. Gianluca Pasqua. È stato un ferragosto di fuoco per gli abitanti di Mendicino, in particolare per quelli della frazione Rosario. Qui siamo sulla strada Cherunzia, da qui parte il territorio di Mendicino e da qui si è propagato l'incendio che poi, complice il vento forte, ha interessato una vasta area. Il fuoco ha minacciato le abitazioni, ha distrutto alberi di ulivo e spaventato la gente di Mendicino. La giornata di vacanza e di festa per molti si è trasformata in qualcosa di drammatico. Quello che è successo ce lo racconta l'assessore ai lavori pubblici Francesco Gervasi, rientrato dalle ferie per dare una mano ai cittadini e assistere i vigili del fuoco impegnati nella complicata opera di spegnimento delle fiamme. La frazione di Rosario è stata praticamente circondata dalle fiamme, che sono state sicuramente appiccate in maniera dolosa da via Cherunzia, quindi dal versante più a valle. Molte abitazioni hanno subito anche dei danni, ringraziando Dio non ci sono invece stati problemi per l'incolumità delle persone, salvo dalle voci che mi giungono un lieve ferimento di un vigile del fuoco intervenuto sul posto. Dalla vallata della Cherunzia le fiamme sono risalite fino a lambire questa zona residenziale in contrada Rosario. Ecco le ville che hanno subito danni all'incendio. Le siepi che coprono le recinzioni sono andate in fumo, così come alcuni alberi dei giardini. Danneggiati alcuni impianti di illuminazione e di videosorveglianza. Il fattore determinante negativamente è stato proprio il vento, perché dal punto in cui è stato appiccato il fuoco è subito salito, le fiamme sono subito salite. Nonostante gli uliveti coinvolti in prima battuta fossero puliti, i fondi di questi uliveti erano puliti, erano stati lavorati, il vento ha fatto sì che le fiamme divampassero da albero ad albero fino ad arrivare alle zone invece incolte e vicino al centro abitato. E il vento ha fatto spostare il fuoco prima in una direzione, in direzione diciamo della via Cherunzia, e ha lambito tutto il costone la prima parte di costone di contrada Rosaria, e poi proprio per il fatto che cambiava direzione ha attraversato tutto l'altro costone in direzione del viadotto dell'autostrada fino ad arrivare poi all'IRCA, addirittura al Mariano Santo. Molte abitazioni sono state praticamente raggiunte dalle fiamme e grazie all'opera dei vigili del fuoco è stato possibile evitare che le fiamme entrassero dentro le abitazioni. È stata una giornata, un ferragosto abbastanza movimentato, molte persone sono rientrate di fretta dal mare ed io che mi trovavo qui sono stato tutto il pomeriggio dai primi fuochi sul posto a fare quello che potevo, ma soprattutto i vigili del fuoco che voglio nuovamente ringraziare, le due squadre della protezione civile e soprattutto i cittadini della contrada che si sono spesi senza risparmiarsi. Questa mattina i vigili del fuoco hanno monitorato le zone interessate dal rogo per raccogliere dati e coordinate da trasmettere al Ministero, un'operazione che si ripete quotidianamente, ormai, in questa estate caratterizzata dall'emergenza incendi. Purtroppo, e questo lo dico anche da consigliere provinciale, la nostra provincia ha subito danni ingenti, soprattutto nella Sila e nelle comunità di San Pietro, Rose, eccetera, ma anche nelle zone del Pollino. Nella comune di Mendicino invece questo diciamo è il secondo incendio della stagione estiva, ma quello che ha destato più preoccupazione per la vicinanza al centro abitato.
E torniamo ad occuparci dei dossi collocati in alcune frazioni del comune di Rovito. I cittadini protestano, il sindaco difende la scelta dell'amministrazione, i nostri microfoni dice sono necessari per la sicurezza dopo la chiusura del ponte Cannavino. Vediamo. I dossi della discordia collocati nelle frazioni Bosco e Pianette a Rovito, pericolosi e possibili cause di incidenti secondo i cittadini che hanno segnalato il caso alla nostra redazione. Oggi è il sindaco della cittadina presilana a spiegare ai nostri microfoni il perché l'amministrazione comunale ha deciso la sistemazione dei dossi. Considerando la chiusura del viadotto Cannavino, tutto quello che ne è derivato da questa chiusura, il traffico lì sia sulla strada, diciamo per la strada di Bosco, sia la strada via Pianette, è stata interessata da un traffico veicolare decisamente superiore rispetto a come, diciamo, ordinariamente era. Come amministrazione ho sentito la necessità di predisporre dei dossi rallentatori, non fosse peraltro perché, il traffico veicolare insiste completamente nel centro abitato. Quindi la priorità di un'amministrazione penso che sia quella di tutelare i propri cittadini e l'autonomia fisica della propria comunità, che onestamente senza i rossi l'avevo decisamente messa a repentaglio. Ripeto, poi i cittadini di segnalazione, insomma di segnaletica sbagliata e di dossi fuori legge. Allora, io sono vivo il mio comune, vivo la mia comunità, vivo la mia popolazione e le dico che la mia comunità è stata abbastanza contenta e soddisfatta dell'installazione di questi rossi. Poi dopo c'è sicuramente chi, come in ogni cosa, dietro, diciamo, qualsiasi operazione, dietro qualsiasi attività che svolge l'amministrazione, deve metterci del suo, chiaramente in senso negativo. Ogni cosa viene strumentalizzata per scopi meramente politici, quindi io, ad eccezione di qualcuno fomentato da qualche consigliere di minoranza che segnala la problematica, che insiste col dire che i rossi sono illegali, insiste col dire che i rossi non ci volevano, io penso che abbiamo fatto una grande cosa e ripeto, la popolazione di questa cosa è soddisfatta. Poi se c'è qualcuno che si sente, mi mette per iscritto di assumersi la responsabilità di dire dobbiamo i rossi, se succede qualcosa la responsabilità me la prendo io lo potrei anche fare, fermo restando che anche in quel caso non so fino a che punto lo farei, considerando che io alla mia popolazione, alla mia comunità ci tengo. Maxi sequestro di giocattoli contraffatti a Gioia Tauro lo ha effettuato la Guardia di Finanza. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi di cronaca. Individuato e sequestrato dalla Guardia di Finanza un container di giocattoli contraffatti a Gioia Tauro, 3.972 i giocattoli sottoposti a sequestro per un valore di circa 12.000 euro, il carico illecito proveniente dalla Cina. Fermato per un controllo ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro contenente sostanza stupefacente un cittadino gambiano di 32 anni, titolare di permesso di soggiorno, ma già noto come pusher, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catanzaro per detenzione ai fini di spaccio di droga. L'uomo è stato sorpreso dagli agenti del reparto prevenzione crimine e delle volanti della questura del capoluogo nel sottopasso della stazione ferroviaria di Catanzaro Lido, in possesso di 5 dosi di droga e di soldi provento dell'attività di spaccio. Il 32enne ha tentato di disfarsi della dose, ma è stato notato dagli agenti che lo hanno perquisito, trovandogli negli slip altre dosi di droga. 3 turisti sono stati salvati mentre facevano il bagno con il mare mosso da 2 bagnini di un villaggio a Zambrone Marina. I 3 sono stati trascinati a circa 150 metri dalla riva, non riuscendo a tornare indietro verso la battigia. A dare l'allarme un carabiniere fuori servizio che era sulla spiaggia. Maxi controlli dei carabinieri nella giornata di Ferragosto a Reggio Calabria, potenziati i servizi di contrasto anche con l'impiego di militari in abiti civili, predisposti servizi antirapina e antiborseggio nelle aree del centro storico. I carabinieri a cavallo hanno presidiato il lungomare. A Cosenza, perché i turisti scoprono la città proprio dove non chiude per ferie. Vediamo.
tutta mia la città, cantavano gli Equipe 84 qualche anno fa. E infatti in passato, il 16 agosto, le città, in particolare Cosenza, erano dei deserti da evitare, se possibile. Strade vuote, saracinesche abbassate e poco da vedere o da fare. Oggi non è più così, per alcuni aspetti negativi come la crisi economica, che probabilmente ha aumentato il numero dei cittadini che rinunciano alle vacanze, ma anche per diversi aspetti positivi. La città non chiude, anzi vive, per i suoi abitanti e anche per i turisti che la visitano e la trovano accogliente e interessante, come questa coppia di turisti romani che, mappa alla mano, hanno scoperto la città dei Bruzzi, quella del passato, del presente e del futuro. Cosenza è una città, devo dire, carina, non me l'aspettavo. Ho delle amiche qui che mi hanno consigliato la sosta, ad essere sincera, e per proseguire verso la Sicilia era la città ideale per fare un giro e sostare un attimino, riposarsi. Cosa ha visto, cosa le è piaciuto? Abbiamo visto il corso, purtroppo per mancanza di tempo dobbiamo andare via presto, però il centro storico anche, diciamo la direzione era quella, quindi sostanzialmente dall'albergo tutto il corso e vabbè, fin qui, quindi purtroppo poco. Poi il ponte di Calatrava in costruzione e questo. Tornerà quando sarà finito magari? Magari, perché no? Perché no, con piacere, una bella città. Corso Mazzini non è affollato, alcuni esercizi commerciali hanno chiuso per ferie, ma non mancano i negozi aperti dove fare shopping, i bar e le gelaterie. I turisti ne approfittano per una passeggiata grazie anche alle temperature sopportabili. Dove venite? Veniamo a Milano. Siete qui in vacanza o avete parenti? Abbiamo dei parenti qua, siamo venuti a trovarli, siamo venuti. Che città avete trovato? Allora, siamo appena arrivati sinceramente, quindi per ora abbastanza vuota e lo scopriremo durante la giornata poi per il resto. Fin qui il pensiero di chi la città la vive per poche ore o al massimo giorni, ma anche il giudizio dei cosentini che sono rimasti a casa per lavoro o altri motivi è positivo. Si vive bene, anzi sta migliorando anche la qualità di vita grazie al sindaco, penso che sta apportando nuove cose, ci stiamo, diciamo, stiamo apprezzando quello che sta facendo anche sul corso, sulla periferia. L'estate si va anche meglio perché vedo che sono anche più attrezzati i bar, insomma se uno vuole fare una passeggiata al centro d'estate comunque non trova, cioè non rimane senza fare niente, insomma qualcosa c'è sempre da fare. Sì, c'è una canzone che dice tutta mia la città, è mezza piena o mezza vuota? Noi la vediamo mezza piena perché di solito gli anni scorsi c'era di meno gente a mio parere, poi non so, anche dal punto di vista degli altri non lo so, però mi sembra mezza piena quest'anno. La pagina dedicata alle iniziative chiusa a Mendicino, le celebrazioni per i 100 anni della chiesa di Santa Maria, oggi è santuario, un corteo storico ha rievocato l'ingresso della statua in pietra nella cittadina, vediamo. L'antica statua di pietra in Mendicino torna indietro nel tempo, le fiaccole ad illuminare la sera per la rievocazione storica dell'arrivo dell'effigie della Madonna nella città del Cosentino. La suggestione nel giorno di Ferragosto ha concluso i solenni festeggiamenti per il centenario di fondazione del santuario di Santa Maria, commistione tra fede e tradizione. C'è una commistione tra tradizione, leggenda, fede, racconti popolari e un mix di cose che abbiamo spiegato a tutti quelli che erano presenti nella piazza, ma che abbiamo voluto fare proprio per coinvolgere tutti nella festa, la vera festa. Come diceva Monsignor Agostino nel decreto sulla pietà popolare, è rendere tutti protagonisti, dalle persone semplici a quelle più acculturate, tutti coinvolti per fare che la festa sia veramente un momento di fraternità e non un momento di consumismo. Due settimane dal 1 al 15 agosto per sottolineare l'evoluzione della Chiesa che è stata elevata a santuario e continua ad essere punto di riferimento per il territorio. Questo edificio realizzato per volontà di Fra Raffaele Filippelli, Don Eugenio Parise e poi Don Salvatore Castriota, questi sacerdoti zelanti hanno voluto questo tempio ricostruito sul modello della cattedrale che in questi anni stiamo arricchendo ed è diventato davvero un polo di spiritualità mariana, un sito giubilare. E questi 15 giorni abbiamo vissuto anche l'indulgenza concessa dal Papa Francesco per questo santuario, che è l'unico affidato ai sacerdoti diocesani. Ecco perché in questi 15 giorni abbiamo voluto che le celebrazioni, una ogni sera o al mattino, sia stata presieduta da un sacerdote diverso, proprio perché questo è l'unico posto dove la diocesi
può gestire un luogo dedicato a Maria. Abbiamo tanti bei santuari in Calabria, ma molti di questi sono affidati, grazie a Dio, ai religiosi. Questo invece è affidato al clero diocesano ed è un faro che brilla e che accanto al luogo di culto custodisce anche luoghi di cultura e di accoglienza, perché Monsignor Trabalzini 30 anni fa lo ha chiamato anche santuario di Santa Maria dell'Accoglienza, quindi alcuni piani dedicati ad accogliere persone in difficoltà che si sono trasformate nel tempo e l'ultimo piano dedicato alla cultura. Qui a sede il nostro giornale diocesano Parola di Vita e anche la radio diocesana Radio Jobel, dove un bel gruppo di giovani fa questo lavoro di servizio all'evangelizzazione. La lunga estate di Roseto Capospulico, che sta regalando delle giornate intense ai turisti, ha riproposto anche lo storico corteo dedicato a Federico II. Vediamo. Non c'è estate a Roseto Capospulico senza che si rivivano le atmosfere della storia, della tradizione e del folklore. Per l'ottavo anno, infatti, tra le viuzze del Borgo delle Rose si sono rivissute le suggestioni del corteo storico dedicato al sovrano Federico II, uno dei simboli della terra dell'Alto Ionio. L'evento culturale e turistico assieme, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Orizzonti Rosetani, ha visto la partecipazione di numerosi figuranti, tra uomini, donne e bambini, che per un giorno hanno indossato i panni dei nobili di un tempo. Ad accompagnare il corteo, il suono delle trombe e dei tamburi e gli acrobatici sbandieratori che incantano sempre grandi e piccini. Come in ogni occasione di questo tipo, anche il cibo ha fatto la sua parte con le pietanze a base di carne di cinghiale. Il menù era naturalmente ispirato alla cucina preferita da Federico II, noto per le sue battute di caccia. L'appuntamento con la storia di Federico II resta solo uno degli eventi di punta dell'estate rosetana, che ha un obiettivo preciso, quello di incrementare i flussi turistici offrendo non solo un mare cristallino da bandiera blu, ma anche un patrimonio culturale tutto da scoprire e da vivere. Un obiettivo che l'amministrazione comunale di Roseto Capospulico sembra davvero aver raggiunto. A Vibo adesso musica e solidarietà con il concerto di Ferragosto promosso dalla Fondazione Murmura. Vediamo. È un appuntamento che ormai si sta trasformando in una piacevole tradizione. Il sabato prima di Ferragosto i giardini di Palazzo Murmura ospitano amici ed intenditori per un concerto di pianoforte che ogni anno viene seguito dal vincitore del premio internazionale Chopin. Quest'anno è toccato al musicista nipponico Ryoma Takagi. L'idea dell'associazione Pro Fondazione Antonino Murmura è di sostenere attraverso questo appuntamento una borsa di studio per giovani studiosi aperta a tutti i laureati da non più di 5 anni che presentano un lavoro su un tema attinente al diritto costituzionale, giudicato da una commissione presieduta da Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, e da eminenti studiosi scelti preferibilmente tra i soci dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Anche quest'anno, consolidando una tradizione nata quasi per caso, il concerto del pianista è stato preceduto dalla performance della padrona di casa, Maria Murmura Folino, vedova del compianto senatore, a sua volta apprezzata musicista, che ancora una volta ha dato prova delle sue qualità artistiche. L'occasione di ascoltare i pianisti di straordinario livello, perché ricordiamo sono i vincitori annualmente del premio Chopin. Sì, è il primo premio di questo premio Chopin, che è un premio importantissimo organizzato a Roma, viene ogni anno qui da noi, insomma, è il nostro ospite, e quindi sono sempre pianisti di altissimo livello e i vincitori sono sempre orientali, purtroppo, cioè gli europei e gli italiani non vincono quasi mai, quindi abbiamo quest'anno il giapponese, abbiamo avuto il russo, il cinese, eccetera, ma c'è questa società emergente anche nel campo dell'arte. Questa è un'occasione importante perché si cementifica anche in maniera forte l'iniziativa della borsa di studio. Sì, più che borsa di studio io lo chiamo premio Antonino Murmura, perché si premia un'opera pubblicata o da pubblicare da un laureato
entro i 5 anni, entro gli ultimi 5 anni. E la borsa 2017, il premio 2017 è già stato esaminato, è rimasto proprio questo duello fra un candidato dell'Università di Cagliari e un candidato dell'Università di Pisa, e a settembre la giuria riunirà all'Accademia dei Lincei e darà il suo responso su questi due finalisti praticamente, e poi continueremo per l'anno 2018. Parliamo di un festival che ha anche una funzione sociale, quella cioè di far rivivere un piccolo borgo. Si tratta della frazione Ioggi di Santa Caterina Albanese e si tratta di Ioggi Folk Festival. Noi ne abbiamo parlato con Francesco Mollo, sentiamo. Francesco Mollo, siamo alla 20ª edizione del Ioggi Avant Folk, questo festival indipendente che vuole valorizzare questa frazione di Santa Caterina Albanese. Intanto il programma. Partito alla grande questa 20ª edizione con gli assalti frontali, poi a seguire i foglia. Domani, insomma nei prossimi giorni ci saranno i Zen Circus, poi ci sarà Beppe Voltarelli e Massimo Ferrante, un programma più ricco del solito, proprio perché vogliamo festeggiare alla grande i 20 anni dello Ioggi Avant Folk. Il festival Ioggi Avant Folk si chiude il 18 agosto, un festival indipendente in tutti i sensi, nel senso che da anni abbiamo rinunciato ad attendere o a chiedere i fondi regionali per gli eventi culturali, anche storici, forse ce ne sono pochi più storici del nostro, solo perché per non agganciare il futuro, diciamo, di questo festival alle attese dell'esistenza di fondi destinati a questo tipo di attività. Noi ci autofinanziamo, nel senso che nelle prime edizioni abbiamo messo proprio soldi in tasca nostra, e poi negli anni le persone che sono venuti al festival sono entrati nello spirito e hanno sostenuto comprando dei biglietti, tesserandoci all'associazione, consumando i prodotti che noi mettiamo in vendita, il vino, la birra, i panini, che sono forse l'unico sostegno che abbiamo. Negli ultimi anni abbiamo attivato una cosa moderna che si chiama crowdfunding online, e con questo stiamo riuscendo anche ad accrescere il budget che ci consente di anno in anno di portare sulla piazza di Ioggi nuovi artisti sempre più importanti. Questa piccola frazione come riesce ad ospitare anche chi arriva da fuori? Questo è un altro strano miracolo, nel senso che abbiamo diversi livelli di ospitalità. Ci sono le vecchie case che sono rimaste per anni abbandonate o comunque non utilizzate più nemmeno dai cittadini originari, che non tornavano più nemmeno per le ferie. Poi c'è una scuola che è vuota perché non nascono più bambini agli oggi, e quella scuola la utilizziamo per fare un campeggio libero, per cui i ragazzi, quelli un po' più free, dormono nella scuola con una sorta di campeggio autogestito. E poi ci sono i paesi intorno che hanno B&B e che riescono a rispondere alla nostra domanda di ospitalità, di accoglienza. E chiudiamo con il meteo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Anche i prossimi giorni saranno caratterizzati da tempo stabile e soleggiato con temperature in leggero rialzo, ma senza gli eccessi avuti nella prima decade di agosto. Avremo quindi la classica estate mediterranea. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Mercoledì, generali condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo comuniforme sulle aree montuose senza fenomeni di rilievo. Temperature in leggero rialzo. Giovedì, cieli per lo più sereni o poco nuvolosi ovunque. Nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo comuniforme sulle aree montuose, con possibili piovaschi, specie sulle serre vibonesi. Temperature stazionarie. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Mercoledì, mari generalmente poco mossi, con venti che spireranno deboli dai quadranti settentrionali. Giovedì, mari generalmente poco mossi, con venti deboli dai quadranti settentrionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria.
Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, vi auguriamo un buon proseguimento.